Della Repubblica mai successo nella storia, utilizzo della ghigliottina che non era mai successa perché non fa parte del regolamento, la Boldrini in quanto ignorante, in quanto ignora semplicemente il regolamento, non lo sapeva. Evidentemente quando sentono appunto l'odore della fine si comportano così, è tutto calcolato, a Roma si dice è tutto calcolato, fa parte di questo percorso, il sistema, questo sistema, noi non siamo contro il sistema, è il sistema che è contro i cittadini, sta venendo giù, loro provano ad autoconservarsi in questo modo, ma questa dimostrazione, persone che vengono qui ad ascoltarci, cittadini tra cittadini che fanno agorà in questo modo, dimostra che il sistema sta venendo giù, è soltanto questione di tempo, però... c'è bisogno di tutti quanti, c'è bisogno di informarci, di informare, di accendere computer magari alle persone anziane, di stampare volantini, di fare citofonate ai vicini, ti offro un caffè, ti racconto quello che fa il Movimento 5 Stelle in quest'aula, ognuno si deve assumere la propria responsabilità, fatelo in maniera molto accogliente perché se no, no ci dicono che siamo violenti, fascisti, eversori, sfascisti, comunisti, anarchisti, tutto assieme. Per cui vi suggerisco qualcosa, uno vale uno è troppo violento, dite ciascuna unità equivale ad unità medesima e tutti a casa no, ma cortesemente recatevi alle vostre dimore, cioè dobbiamo iniziare forse a parlare così, il dato significativo è che stiamo vincendo e che hanno paura di andare al voto perché vinciamo noi. Oggi gli europei sono fondamentali, sono sempre state snobbate anche dall'opinione pubblica, non a caso c'è finito Mastella, la Zanicchi, forse Drupi, non so che fine abbia fatto Drupi. Ecco, stavolta no, ci andranno dei cittadini sovrani, non schiavi delle lobby, delle banche, di questa Europa finanziaria, a battere i pugni in Europa, a far capire alla Merkel che il popolo italiano non è schiavo di interessi finanziari. E sarà fondamentale, se si prende un voto di più del PD, se ancora esiste appunto il PD, avremo vinto le elezioni e se vinci le elezioni ci saranno due possibilità, o si arroccano ancora di più e toglieranno la possibilità di voto, cioè dittatura, no? Perché ieri Speranza è riuscita a dirmi una frase carina, per difendere la democrazia non si può andare al voto, che è una roba meravigliosa, lo statista Speranza. Ecco, loro magari avranno ancora di più paura di andare al voto, ma se riuscissimo davvero a sfondare quota 30% all'europeo, ed è possibile con il lavoro di tutti quanti noi, poi è interessante vedere quel che succederà in Parlamento con una forza politica definita eversiva che prende più del 30% alle elezioni europee e manda cittadini onesti, preparati, determinati e sovrani a Bruxelles. Questo è un po', cioè noi abbiamo una linea politica, abbiamo una strategia, abbiamo una visione dell'Italia totalmente alternativa a questa gente, questo è un dato di fatto, siamo gli unici che abbiamo un progetto politico, ci dovevamo spaccare in 448, diventare parte del sistema in questa vasca di squali e la dimostrazione è che in 11 mesi sono stati costretti a rieleggere lo stesso Presidente della Repubblica per autoconversare, per conservarsi. Scelta civica ormai è sciolta, noi la chiamiamo sciolta civica o sciolta fisica visto che il questore D'Ambruoso picchia. Il PDL si è spaccato, come vedete Alfano non verrebbe votato neanche dai suoi familiari probabilmente. Il PD ha 180 correnti e per capirlo occorre un bravo psichiatra fondamentalmente. Cioè tutti si distruggono, si spaccano, si auto implodono e il Movimento 5 Stelle, i cittadini nelle istituzioni onesti continuano per la loro strada. Dateci una mano, resistete, è solo questione di tempo, ma vinciamo noi. Grazie a tutti.